comincia dalla Siria nord-orientale il ritiro delle truppe statunitensi. Le parole affidate ieri a un tweet sui social del presidente Donald Trump si sono già tramutate in azione. Il capo della Casa Bianca aveva sottolineato infatti come la vittoria americana sul sedicente Stato Islamico abbia concretamente stabilito l'inutilità di mantenere gli oltre 2.000 soldati nel territorio, il cui ritiro, secondo quanto emerge, sarebbe totale. Li abbiamo battuti, li abbiamo stracciati, ora il territorio è in salvo ed è giunto il momento che le nostre truppe tornino a casa, ha comunicato in un video Trump dopo l'annuncio. Una decisione che ha lasciato il Dipartimento della Difesa e la politica americani in subbuglio. Ma questa decisione è stata presa su consiglio delle forze armate contro il loro consiglio. È la prima domanda per cui pretendo una risposta. In questo modo automaticamente abbiamo consegnato il paese alla Russia e ancora di più l'Iran. La tempistica sul ritiro è ancora incerta. Si parla di un periodo che varia dai 60 ai 100 giorni, mentre il Dipartimento Esteri USA ha chiarito che il personale lascerà il paese nel giro di 24 ore.